Solo un bacio. Bastardo. Oi, ma tu mi hai mai tradito? No, ti prego, Val, non ricominciamo questa storia. Ogni volta vedi questo film mi fai queste domande assurde. Tanto se ti dico no puntualmente non mi credi. Se fosse sì, sempre no direi, quindi... Quindi mi stai dicendo che la risposta potrebbe essere sì. Tieni la coscienza sporca, eh? Ma no, Vale, no, un ragionamento per assurdo. Ma perché voi donne fate sempre queste domande? Voi donne? Ma perché fammi sentire, ma quali donne ti fanno queste domande? Ma nessuno, è per dire che noi uomini non le facciamo. Dimmi la verità, mi hai tradito sì o no? No. E io come faccio a credere? Appunto, come fai? Sei fortunato che non c'ho le prove, perché lo sai, che fine fai? No. Oi. Vale, sei pronta? Ma secondo te sono ingrassata? No, amore, sei un fiore. Ma se non mi hai nemmeno guardata? Vale, ti avrò visto a più tardi 2 minuti fa, non è che hai subito una mutazione genetica. Eri un fiore 2 minuti fa, sei un fiore pure adesso. Sì, ma comunque non hai risposto alla mia domanda. Vabbè, e che risposta vuoi avere, Vale? Una risposta sincera, sono ingrassata, sì o no? Un pochino, ma stai benissimo. Tu dimmi io come faccio a fidarmi di te. Sei mentalmente instabile. Prima mi dici che sono un fiore, adesso mi dici che sono ingrassata. Ma soprattutto sei un cafone insensibile. Ma no, ma ho detto che stai benissimo. Giovanna e Daniele divorziano. Pure loro, vai, altre 2 tacche sul muro dei caduti, vai. Senti, ma se tu potessi tornare... No, ti prego, non facciamo sempre questa discussione ogni volta che divorzia qualcuno. Senti, è importante, se tu potessi tornare indietro mi risposeresti? Certo. Ma certo nel senso di certo, nel senso che non mi risposeresti e non sai come dire. Certo, nell'unico senso che la lingua italiana prevede. Certo, sì, affermativo. Il punto è che non eri convinto quando l'hai detto. L'hai detto quasi afflitto, certo. Detto certo. Potresti argomentare, dire amore, la cosa migliore che io abbia fatto negli ultimi 20 anni. La prossima volta ti scrivo un romanzo e ti faccio un balletto. In questo caso mi hai fatto una domanda chiusa. Mi risposeresti? Io ho risposto certo, sì. Sintesi, Vale, sintesi. Sei arido, orso, sintesi. Arido. Oi. Oi. Ma secondo te io dimostro più anni di quelli che ho? Ma intanto grazie, perché è una domanda molto interessante, ma anche molto difficile da rispondere, perché apre tutta una serie di quesiti sul tempo. Il vero problema secondo me è che la scienza e la filosofia ancora non hanno trovato un punto di contatto tra ragione e percezione. Se tu consideri la fisica newtoniana classica, il concetto decade di per sé, basta guardare la legge di Lavoisier. Ma se consideriamo la relatività di Einstein e la fisica quantistica, che cosa scopriamo alla fine? Che il futuro e il passato sono mere esperienze percettive, ma non assolute, capisci? Ma anche riuscissi a dipanare questa matassa, come la contestualizzi all'interno di una società sempre più effimera e votata all'apparenza? E come lo contestualizziamo? Non lo contestualizziamo? E non lo contestualizziamo, no. Forse è meglio che ci pensiamo domani. Bravo, meglio che ci pensiamo domani. Buonanotte. Buonanotte. Sei un oddio. Lo so che Giovanni e Daniele divorziano. Vai, altre 2 tacche sul muro.